Salve ragazzi, buongiorno e benvenuti sul canale Tradizioni e Sensazione. Oggi voglio cucinarmi una bella bistecchina di maiale, una braciola di maiale alla napoletana, come la faccio io. E come la faccio io? A volte metto i friggerielli, a volte dei broccoletti. Ho già scaldato dei broccoletti e li devo saltare in padella. Poi andremo a fare la nostra bella braciola alla napoletana, come la faccio io. Bene, incominciamo con un po' d'olio all'interno dei broccoli. Vado a metterci l'aglietto che abbiamo già tagliato e il peperoncino. Aggiungo sale. Il fuoco è già lento, ma è già acceso. E un pizzico di pepe. Bene, diamo un po' di fuoco più vivace. I broccoletti vanno scaldati in acqua a 2/3 di cottura, quindi devono essere belli callosi. Dovete sentirli duretti, perché qui poi si lavorano e diventano naturalmente molto morbidi, da mangiare molto saporiti. Ha il suo tempo di cottura. Ancora dell'olio, non molta perché la carne di maiale ha già il suo bel, ovviamente, olio. La padella è stata già realizzata. Mettiamo del pepe. Un po' di sale. Lo mettiamo prima, andrebbe messo dopo, ma lo mettiamo prima, va bene lo stesso. Non c'è problema. Avremo bisogno di mettere un po' di aglio, ma troppo aglio poi diventa un po' complicato. Allora lo prendiamo di qua, ne mettiamo qualcosa. Andiamo non a infarinare, ma a inserire direttamente. Guardate qui che bella. È una favola, guardate, è una favola. Il fuoco deve essere vivace, ok? Anche per quello che riguarda i broccoletti, che sono una favola, anche questi. Guardate qui che meraviglia, guarda. Abbiamo anche tagliato il nervetto e il nostro broccoletto. Ancora un minuto, poi togliamo il coperchio e lo lasciamo asciugare. Guardate qui. Meraviglioso. Ed è venuto il momento, è arrivato il momento del vino. Fiamma bassa ad evaporare tutto quanto quello che è il vino. Ed ecco che siamo anche pronti per i broccoletti. Ci siamo, togliamo i coperchi. Ecco, i coperchi non ci sono più, perché non ci servono più. Poco fuoco in più e arriviamo alla cottura definitiva e alla pietanza pronta. Sta evaporando.
Good. Ecco signori, ci siamo, è finita, spegniamo i fuochi. Prepariamoci per impiattare la nostra costoletta. Adesso c'è chi nell'eventualità gli piace, noi siamo quelle persone che ci piace un po' d'olio, perché non è che ci preoccupiamo della linea al momento, facciamo ginnastica e dimagriamo. Ecco qui, ci siamo, i nostri bei broccoletti, quali contorno. Ecco, buon appetito. Ecco, la costoletta di maiale spinta al vino bianco con broccoli saltati in padella con aglio, peperoncino, sale, pepe naturalmente, quello che è. Questa è la costatella che noi mangiamo alla napoletana. Bene, se vi piacerà provatela, e bene, se non vi piacerà, mi dispiacerà di aver fatti provare qualcosa, ma le posso dire, è una favola, provate, è favolosa. Grazie per l'attenzione, ciao, alla prossima!